Bene, buonasera, grazie. Ringrazio l'assessore e chiaramente anche l'architetto Giuliani per questo invito, questa opportunità. Vai pure avanti, grazie. Di cosa parliamo quando parliamo di cultura? Ci sono molte idee, spesso un po' vaghe, spesso un po' eccentriche, spesso spettinate, a volte scontate. Ma quando noi parliamo di cultura, oggi parliamo di un sistema complesso che comprende molti elementi e spesso non li cogliamo tutti nella loro interezza e potenzialità. Parliamo di industrie culturali, creative e artistiche, che è una terminologia britannica che si è diffusa un po' in tutto il mondo, anche in Italia. Parliamo di industrie creative culturali, artistiche e rigenerazione urbana, quindi come fattore di rigenerazione, come parte di un sistema operativo urbano che comprende la finanza, comprende la scuola, comprende la sanità, è una parte di tutto questo molto importante. Anche il Made in Italy per quanto riguarda noi italiani e direi anche il patrimonio. Volutamente non uso il termine beni culturali, mi sembra troppo attenuato, preferisco patrimonio, come dicono i francesi, perché è ciò che noi possediamo, che ha valore, che non è solamente un peso, perché va restaurato, perché va tenuto in ordine, perché abbiamo troppa roba e ci lamentiamo di tutto, ma è veramente il nostro patrimonio, la nostra proprietà. Avanti, grazie. Ecco, una bella definizione di cultura ce la dà Raymond Williams, che è un grande sociologo inglese, che ha per primo definito l'industria culturale e proprio dice: cultura è la descrizione di un particolare stile di vita, quindi nella complessità dello stile di vita, che comprende tutto, tempo libero, istruzione, comprende tantissime cose, che esprime determinati significati e valori, non solo nell'arte, la cultura non è solo arte, è nell'apprendimento, ma anche nelle istituzioni e nel comportamento comune. Quindi una definizione che ci dà appunto l'idea della ricchezza e della complessità. Ecco, una prima definizione di industrie artistiche, ce la danno appunto gli inglesi, e sono le attività che hanno origine nella creatività, nell'abilità, nel talento degli individui, ma non solamente degli individui, anche dei gruppi, potenziali per il benessere e che generano lavoro attraverso la creazione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale. I settori, sempre questa definizione britannica, sono appunto questi: l'architettura, il design, il mercato artistico, l'antiquariato, l'artigianato, il design l'ho messo due volte, il cinema, la moda, l'intrattenimento attraverso il software, la musica, le arti performative, l'editoria, software in generale, televisione e radio. Andiamo avanti. In Italia la Fondazione Simbola, che si occupa da anni di questo, di definire, diciamo, l'ambito e proprio il perimetro delle industrie culturali, descrive queste industrie come il complesso di attività economiche d'impresa, quindi sono delle imprese che, partendo dalle basi di un capitale culturale che riguarda non solo il patrimonio storico, artistico, architettonico, non solo, arrivano a generare valore economico e occupazione. E vengono definite in questo modo. Questa è una definizione europea, è uno standard. Le industrie creative sono il design, l'architettura, la pubblicità nei suoi sottosettori. Le industrie culturali invece sono film e video, televisione e radio, videogiochi, musica, libri e stampa. Le arti visive, lo spettacolo dal vivo, il patrimonio storico-artistico. E le industrie collegate, cioè collegate sono anche industrie manifatturiere che producono lettori digitali, videoproiettori, telefonia, cioè tutte quelle apparecchiature che in qualche modo diffondono, raccolgono e raggrumano e poi anche rilanciano le informazioni. Il valore economico delle industrie culturali in Italia, secondo Simbola, è il 5,4% dell'intera economia, è tanto perché è come la meccanica.
provincia di Pordenone è l'8,2 e Pordenone, scusami, un attimo, Pordenone è seconda da 4 anni in una classifica delle province, vede Arezzo per prima, in percentuale di valore aggiunto su quello che è tutta la produzione della città, quindi un valore molto alto. Ecco, le industrie culturali hanno un grande ruolo per la rigenerazione urbana, il movimento è partito in Inghilterra, soprattutto nell'area di Manchester, citata prima da Giuseppe. Io direi che se Pordenone è la piccola Manchester, Manchester è la grande Pordenone per quanto riguarda la rigenerazione urbana attraverso le industrie culturali, perché molte cittadine piccole e medie della cintura di Manchester hanno fatto ricorso a progetti che vedono appunto la cultura al centro di un processo di rigenerazione. In genere le categorie sono il cluster, un distretto, un cultural quarter, che è un luogo specifico, una piattaforma culturale. Alcuni casi sono Manchester, Sheffield, Wolverhampton, Bolton, Vienna e altri ancora. È un movimento molto diffuso, internazionale. Anche in Cina ci sono significative esperienze in questo ambito. Ecco, un cultural quarter ha queste caratteristiche, deve avere edifici e luoghi significativi, esistenza di attività in atto quali musei, centri di istruzione, qualità ambientale elevata, sostenibilità, mobilità. Il Made in Italy è l'altro fattore fondamentale per quanto riguarda le industrie culturali e non solo. E sono creatività, abilità, talento, tradizione, innovazione, stile, caratteri e i territori soprattutto. E l'ultimo elemento è il patrimonio. Io qui ho preso una citazione da Salvatore Settis che ho trovato molto interessante, perché dice che la qualità particolare del patrimonio culturale italiano non è soltanto nella sua quantità, difficilmente quantificabile, poi misurabile, ci sono dati assurdi che girano, ma è soprattutto proprio la qualità, che risiede in tre fatti: l'armonia tra città e paesaggio, la forte presenza nel territorio del patrimonio culturale, un territorio che è ricchissimo, che è ricchissimo in tutte le sue articolazioni, nei valori ambientali e soprattutto nell'uso continuo in situ di tutto questo patrimonio. Non ha, quanti siano i musei italiani, sono circa 4.000 classificati, però c'è molta più roba fuori, cosa che in altri paesi sia europei che anche est europei non esiste, non esiste in questo modo. Questo è veramente un fatto unico. Ecco, veniamo a questo concept, e qui ho usato questa foto di questo bellissimo scorcio, secondo me, del Museo d'Arte Sacra Diocesano, dove c'è sullo sfondo il paesaggio, c'è il costruito e c'è l'acqua che appunto riflette tutti questi elementi. Mi sembra che veramente sintetizzi magnificamente quello che è la qualità, diciamo, l'anima di Pordenone, proprio l'anima della città. Ecco, questo, come diceva Giuseppe prima, se disegniamo di verde, noi l'abbiamo fatto, abbiamo lasciato in bianco e nero tutto il tessuto urbano e abbiamo lasciato in verde tutto l'ambito, diciamo, del fiume e anche della Roggia Vallona, comprendendo il parco di San Valentino, e in alto si arriva al liceo Grigoletti, diciamo. Questo è un po' il nostro territorio, e appunto confermiamo quanto sia vasto, articolato, interessante, importante, bello da vedere e anche da vivere. Alcune foto, per così, che
rappresentano, alcuni flash, sono cose che chiaramente conosciamo tutti, ma che ho voluto mettere giusto per richiamare alcuni fatti. No, vediamo sempre i manufatti delle fabbriche e l'acqua. Sullo sfondo c'è il cotonificio di Torre. Ecco, in questa tavola abbiamo messo i principali fatti urbani, quindi gli elementi del centro storico, quelli fondamentali, poi Torre, il castello di Torre, ma anche con lo stesso colore anche i cotonifici e gli altri elementi dell'archeologia industriale, considerati tutti come dei veri e propri monumenti, cioè come proprio degli elementi che strutturano la città, che danno appunto forza a questo disegno. Il centro storico nella sua totalità, il castello di Torre che è l'altro polo molto importante, cotonifici, eppure in alcune immagini anche storiche, altre attuali. Okay. Questa è l'ex birreria. Ecco, in questo abbiamo aggiunto questi segnalini azzurri che rappresentano gli elementi della conoscenza, quindi musei e scuole fondamentalmente, interpretati come un unico elemento in un certo senso. Il museo diocesano, l'immagine di prima. Vai avanti. Grigoletti, che rappresenta il polo scolastico a nord, terminale della Roggia Vallona, e che comprende più di 4.000 studenti complessivamente fra liceo Grigoletti, geometri, Mattiussi, eccetera. Quindi un potenziale enorme di giovani che possono spostarsi in città utilizzando eventuali percorsi leggeri, sostenibili, alternativi a quello viario tradizionale. Vai. La comunicazione in giallo, quindi la fiera, i grandi eventi che hanno caratterizzato, che caratterizzano Pordenone negli ultimi 10 anni fondamentalmente come città viva, attiva, vivace, diciamo, no? Anche oggetto di curiosità da parte dei visitatori, delle persone, insomma. E quindi le giornate del muto, dedica, piena legge, scienziate ambiente e le altre. Ecco, questa è una panimetria di una delle due passeggiate che sono state organizzate a complemento della maratonina di Pordenone il 12 ottobre. E una passeggiata appunto che segue un po' il percorso del fiume e connette appunto i vari musei. Nelle due edizioni abbiamo avuto circa 400 persone per volta che sono venute e che hanno molto gradito questa iniziativa. Ecco, in questa sintesi finale, diciamo, i tre grandi poli: il centro storico, il polo scolastico in alto, con la casa dello studente, non dimentichiamola, sulla destra il splendido polo culturale di Torre, storico-culturale, con il castello, con il museo archeologico, l'immaginario, eccetera, e al centro, in basso, questo elemento cardine, questo snodo, anche di grande bellezza, secondo me, architettonica, che è rappresentato dalla curia con il Museo Diocesano di Arte Sacra e che sembra proprio essere un'articolazione di un possibile percorso che connette un po' tutta la città. L'idea è quella di una dorsale morbida, l'ho chiamata, un soft verde, una sorta di nuovo centro urbano che va a completare, diciamo, la città storica, e che va a connettere appunto la città storica con Torre. Quindi
l'origine di Pordenone a Torre con appunto la città sul Noncello. Questa è un po' l'idea. L'idea è quella di un cluster culturale, di un distretto per la cultura, che ovviamente non va a intaccare altre situazioni presenti, tipo il teatro, biblioteca, eccetera, ma semplicemente è una rappresentazione delle industrie culturali, creative e artistiche di Pordenone come parte fondamentale del sistema operativo della città e come elemento di proprio capitale di intelligenza che può dare un grande contributo alla rinascita di Pordenone dal punto di vista anche economico complessivo. Grazie.